Ciao a tutti, bentornati sul canale. Come state? Come vanno le cose? Com'è il tempo da voi? Qui fa freddissimo, è uscito un po' di sole, però è tutto ghiacciato fuori, veramente siamo a temperature molto basse, penseremo meno 2, così va bene. Io sono stata a fare la spesa e infatti qua ho un po' di buste con la mia spesuccia varia. Vi faccio vedere quello che ho comprato. Dietro di me ci sono delle candele di Natale, è rimasto un addobbo natalizio. Vabbè, ormai siamo quasi a febbraio, eppure a casa mia c'è ancora un po' di Natale. Lo lasciate lì perché non so dove metterle in verità, quindi vabbè. Non badate alle decorazioni natalizie che sono ancora in giro per la mia casa. Quindi adesso vi faccio vedere cosa ho comprato, perché ho veramente tante cose. Una busta, poi un'altra busta e un'altra busta ancora, voilà. Quindi sono stata al supermercato Coop e vi faccio vedere subito. Ho comprato questi salatini, che sono dei cracker salati buonissimi con salsa di soia della marca Bean Bean, e questi qua sono thailandesi e non so per quale motivo, ma si trovano da ultimo al supermercato Coop. Questa è la terza volta che li compro perché mi piacciono proprio tanto, me li sto comprando e ricomprando. Poi vabbè, questi che sono i panini al latte per la colazione, che mi vedete mangiare non spessissimo, però io questi li compro perché hanno una scadenza, durano parecchio insomma, e mi piace riempirli con la marmellata o con la Nutella per la colazione. Allora, poi qua ci sono delle barrette, e questo già è stato aperto, ne ho già mangiata una. Queste sono, non sono proprio delle barrette, dentro ci sono dei quadratini, sono praticamente dei quadratini fatti con le mandorle, l'avena, la cioccolata, cioè il cioccolato fondente anche. Sono anche i mirtilli in mezzo. Insomma, un quadratino ogni tanto è uno snack che spezza la fame. Io in verità l'ho mangiato tutto. Ho mangiato tutta questa cosa, questa confezione, ma avevo fame, fa freddo e quindi niente. Poi andiamo avanti. Oggi stranamente non ho acceso né la lavastoviglie né la lavatrice mentre parlo con voi, sono stata brava. Allora, poi ho comprato questa confezione di Oreo. A me piacciono questi biscotti qua cioccolatosi con in mezzo la vaniglia, e questi in verità li volevo frantumare e fare una torta Oreo, vedremo. Sto facendo un po' di torte da ultimo, però non sto girando le videoricette. Fatemi sapere se volete qualche videoricetta. Io qua ho fatto scorta di cioccolato, questo è il cioccolato extra dark della marca Cameo, mi piace molto, questo è il 72% di cacao. E questo è buono per fare le torte, veramente ottimo, e ne ho comprato un sacco perché voglio fare una mud cake, una torta al cioccolato tipica dell'Australia, ma anche dell'America, e quindi questi li utilizzerò tutti perché è veramente super cioccolatosa questa torta, e chissà, se avrò voglia vi farò la ricetta, la video ricetta. Poi ho preso una confezione di pesto, questo qua è il pesto Saclà, che si trova in queste confezioni piccoline, è molto utile perché questa è proprio la dose esatta per, non so, se fate la pasta per due persone. A volte compro anche il barattolino, ma poi nel barattolino mi rimane questo pesto e ho paura che si rovini, invece così, insomma, è la monoporzione, il pesto Saclà. Poi ho preso, vabbè, per fare la torta mi serve la farina, io uso questa qua che è una farina con dentro già il lievito, è molto utile, molto, molto comoda. Poi ho preso lo zucchero, questo qua è lo zucchero quello semolato ma più fine, proprio per i dolci, fare i dolci. E poi ho preso due confezioni di burro, qua si usa sia il burro col sale che il burro senza sale, e io l'ho presi tutti e due. E poi ho comprato del limone, 4 limoni, questi sono quelli senza la cera sopra. Ah, poi ho comprato questa, una candela Yankee Candle, per queste qui stanno in offerta, quelle grandi, queste qui sono
Questa è profumata di fresco, sai, di fresco. La profumazione qua c'è scritto Stony Cove. Ci sono queste pietre disegnate. Queste così grandi mi durano appunto tanto. Io questa qui la colloco sopra la vasca del bagno, così quando mi faccio un bagno rilassante, magari con i sali di Epson, accendo anche la candela. Queste stavano in offerta perché sono quelle di Natale, le rimanenze di Natale. Questa l'ho pagata 8 pound o 6 pound, non mi ricordo. Però insomma siamo... Poi ho preso, vabbè, queste che spesso le vedete nei miei cosa mangio in un giorno, sono le polpette di pesce. Queste qui sono quelle con il merluzzo affumicato e in mezzo c'è anche un po' di formaggio cheddar. Poi ho preso, vabbè, le solite verdurine che io faccio al microonde, carote, broccoli e cavoli. Poi... Vabbè, sempre per fare la torta mi servono 6 uova, quindi ecco qua. Queste qui che compro io sono quelle ricche in vitamina D, c'è scritto, ma penso tutte le uova siano con la vitamina D, però queste qui sono quelle allevate all'aperto. Almeno così c'è scritto. Poi ho preso una zuppa, questa qua è una zuppa buonissima, nuova, una new entry. Un po' sporca, ma speriamo che non sia aperta. Comunque ha i peperoni e al tomato, quindi al pomodoro e peperoni, e in mezzo c'è anche un po' di formaggio. È veramente buona questa zuppa qua. Poi ho preso delle mele, queste mele qua Pink Lady, mi piacciono, 4 mele. Poi ho preso 2 confezioni di Nutella Brady, non ho preso la confezione intera perché sennò me la mangio tutta, ne ho prese solo 2. Così per fare uno snack golosissimo. Poi ho comprato, già ci sono le cose di Pasqua, i cioccolatini qua di Pasqua da tutte le parti, e io ho comprato questi che mi piacciono, che sono i creme egg di Cadbury. Sono il cioccolato, del cioccolato al latte, e dentro c'è una sorta di cosa zuccherosa che simula il tuorlo dell'uovo. Sono buoni, una mezza schifezzina, però non potevo esimermi. Ultima busta, abbiamo quasi finito. Allora, ho preso del mango fresco, questo qua. Di questo mango fresco ho preso 2 confezioni. Questo è per la mattina, per la colazione. Poi ho comprato questo che mi piace molto, il riso basmati di questa marca Tilda. Questo qui è con il limone e un po' di erbe, tipo il prezzemolo. Molto buono per accompagnare, non so, del pollo o anche del pesce. Quindi come contorno, questo si fa al microonde. 2 minuti al microonde avete il vostro piattino di riso. Poi ho preso dello zucchero a velo che mi è finito. 500 grammi di zucchero a velo, non so più dove mettere la roba, sto riempiendo questa poltrona. E poi ho comprato questo che ve l'ho fatto vedere in un altro video, che è il pollo alla salsa teriyaki. A me piace troppo questa cosa, lo metto al microonde e viene fuori, cioè sono gli spaghettini, gli udon, che sono un po' quelli un po' più spessi, con le verdurine, vedete, ci sono gli spinaci, ci sono i cosi qua, i peperoni, ci sono i germogli di soia, e c'è questa salsa alla soia, molto saporita, veramente questo è un piatto di 424 calorie, sono 380 grammi, e adesso questo me lo mangio per pranzo, perché mi piace. E quindi questa è tutta la mia spesa. Quanto avrò speso? Volete saperlo? Secondo voi quanto ho speso? Faccio vedere. Oh, lo scopriamo qua. Ho speso ben 45 pound e 50 tutte queste cose. Avete indovinato? Va bene. E niente, io vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto, abbiamo passato un pochino di così un po' di tempo insieme, magari vi ho ispirato per le vostre spese, le vostre spesucce. Questa volta non ho comprato l'insalata perché ce l'avevo già. Insomma, queste sono le cose che mangerò appunto nei prossimi 3-4 giorni, vabbè, qualcosa rimarrà anche. Quindi niente, spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un like, se volete vedere altre ricettine fatemelo sapere, scrivetemi se volete vedere la ricetta della mud cake, e niente, se non vi siete iscritti iscrivetevi, e se mi lascerete un commento io vi risponderò. Ci vediamo al prossimo video, ciao!